Sorelle, fratelli, amici, buonasera. Voi tutti che seguite con assiduità ed affetto le nostre attività, il flagello della pandemia ha costretto tutti noi ad allentare i rapporti personali, a utilizzare le piattaforme virtuali per comunicare. Nessuno strumento digitale però potrà mai sostituire gli affetti, le amicizie e i contatti tra le persone che condividono gli stessi ideali, né potrà mai eguagliare il calore di un abbraccio sincero di un fratello. Questa sera, nel rigoroso rispetto delle disposizioni governative anti-Covid, presentiamo il nostro calendario templare 2021. Si tratta di un'edizione storica. Troverete le immagini più significative delle nostre principali manifestazioni celebrate durante le brevi tregue concesse dal virus al nostro paese. Siamo orgogliosi di aver dedicato una pagina al giorno della memoria, per ricordare il martirio dei nostri fratelli ebrei e non solo. Ma in questa edizione del calendario abbiamo voluto ricordare il momento del dramma sanitario che stiamo ancora vivendo attraverso le foto che ci sono sempre più significative per imprimere nella nostra memoria questo tragico periodo, insieme all'immagine di una doverosa solidarietà. Un giorno, speriamo, molto vicino, speriamo, quando tutto questo sarà alle nostre spalle, questo calendario assumerà valore di testimonianza storica. Il calendario è fortemente intriso di simboli. In copertina abbiamo voluto rappresentare la fenice, simbolo di rinascita, quella in cui noi tutti dobbiamo credere e batterci perché si realizzi una vera e prospera rinascita. In seconda copertina abbiamo voluto ricordare il nostro primo gran gonfaloniere, fiero maestro templare che tiene alto il nostro vessillo, che purtroppo è passato a cavalcare le praterie dell'Oriente Eterno. Quel vessillo che non cadrà, perché è raccolto da tutti noi, che non smetteranno di tenerlo in alto come alfieri di libertà, difensori strenui del libero pensiero, a difesa dei valori minacciati dalla nostra civiltà. Fratelli, ricordatevi del vostro giuramento templare, a difesa dei deboli, degli oppressi, della nostra comunità, contro il fanatismo integralista che combatte nell'ombra per distruggere i nostri valori. Vigiliamo, predichiamo e pratichiamo pace e libertà. Un momento di pensiero fraterno va ai nostri fratelli francesi, ancora una volta sotto attacco dell'estremismo religioso dell'ISIS, estremismo fanatico, estremismo che dobbiamo condannare senza se e senza ma, dobbiamo vigilare, segnalare e operare per il bene. Grazie. Non nobis domine, semper laus Deo. Salomonici, semper! La parola adesso per concludere questo intervento al gran siniscalco fratello Armando Pannone. Buonasera a tutti. Come ricordava il gran priore e gran maestro, abbiamo voluto, nonostante gli sforzi e le difficoltà dovute alle varie chiusure e alle vicissitudini di questo tragico momento, abbiamo voluto stampare e proporvi questo calendario templare del 2021.
Il simbolo dell'araba fenice in copertina è proprio il simbolo della rinascita che tutti noi auspichiamo e che speriamo venga al più presto. Abbiamo avuto quest'anno l'orgoglio di dedicare una pagina al giorno della memoria, proprio per la considerazione che il popolo ebraico, i fratelli ebrei hanno sofferto e quindi abbiamo voluto celebrare la loro sofferenza. E quindi il nostro calendario si dibatte fra quello che è la sofferenza e quello che è la speranza. E quindi accanto a una pagina doverosa dedicata alla pandemia, abbiamo dedicato una pagina doverosa alla solidarietà. È come quel vessillo che non cade, ma viene sempre tenuto in alto, dobbiamo tenerlo in alto e vigilare perché la pace e la solidarietà, oltre alla fratellanza, siano sempre i valori che ci debbano contraddistinguere come esseri umani. Non possiamo piegarci a nessuna violenza barbara dell'integralismo e del fanatismo, del terrorismo internazionale. Noi siamo templari, la rinascita ci appartiene, il diritto alla speranza è un diritto che è nei nostri cuori e a questo noi ci appelliamo.